Salve a tutti ragazzi e bentornati da Mike Shosha, ancora con Remember Me. Questo gioco mi sta piacendo veramente molto e con questa premessa di Albert Camus andiamo a iniziare questo nuovo video. Per quanto soffra ancora della mia amnesia, i rischi corsi da Tommy e Edge per liberarmi mi turbano. Adesso vogliono che punisca i pochi privilegiati di Neo Parigi. Edge parla di una missione clandestina da effettuare nel cuore della Confortezza di San Michel. Di un duro risveglio di questo quartiere altamente sorvegliato, che lo renda fertile per i semi della rivoluzione. E perché no? Nonostante la sua sia una giusta lotta, è la sua amicizia a legarsi ai miei pensieri alla deriva. Perché i nostri nemici mi hanno cancellato la memoria? Sono davvero così pericolosa? Speriamo di sì, ragazzi, Nel mio così ci petto, divertiamo. nella mia gola, sulla punta delle mie dita, sento palpitare il potere che tanto le spaventa. E spaventa anche me. Il potere di prendere l'essenza di qualcuno, i suoi ricordi, e modellarla a mio piacimento. Riscrivere la sua storia. Essere come Dio. Vabbè, Il non è. solo pensiero mi fa girare la testa. Se tale capacità rappresenta davvero quella che era la mia essenza, allora devo riacquisire ciò che mi è stato tolto. Un po' dei paradossi logici, però va bene. Comunque, episodio 2, già siamo arrivati all'episodio 2. A parte che nell'ultimo episodio abbiamo giocato veramente l'infinito, un mese abbiamo giocato. Macrunda! Comunque, ragazzi, mi sta veramente piacendo. Poi pure, diciamo, la storia, seppure un po' banalotta all'inizio, spero che prenda una buona piega. Ma vediamo un po' che dobbiamo fare. Benvenuto nel quartiere di Saint Michel. Grazie per aver scelto Arsedova. Buona caccia. Desolate, Mi servirebbe una guida. affari di famiglia da risolvere. vabbè. Il tuo primo obiettivo si chiama Kaori Sheridan. Mi servono dei codici segreti nascosti nella sua memoria. Chi è? L'architetto più famoso di Neo Parigi. Il suo cervello contiene ogni più minuto particolare di ogni edificio che ha progettato. Come la trovo? Il tuo contatto si chiama Badri Quest. Ti aspetta all'ultimo piano della rotonda di Saint Michel. Aspettate ragazzi, devo fare un pit stop. Ok, siamo tornati. Praticamente ragazzi, da adesso in poi, diciamo, la risoluzione con cui registrerò sarà diversa. Spero che tutto vada bene, perché per esempio negli ultimi, rivedendo il video, l'ultimo per esempio, o anche quello del primo, ho riscontrato che ogni tanto c'è, diciamo, l'immagine si vede un po' pixelata. E quello Non c'è perché. niente da vedere, gente. Sì, scusami. Sta calma, Marilyn. Quello succede perché praticamente, ragazzi, c'è tipo. Questo gioco ogni tanto c'ha qualche calo di frame. Di frame rate. E quindi niente, è quello, è dovuto a quello. Quindi spero adesso ho aumentato la risoluzione, quindi fino a 1080p. E vediamo se non ci sono problemi. Tutto il resto. Eccoli i pochi privilegiati. Al sicuro tra le loro piccole comodità, mentre a pochi metri dalla barricata gli altri soffrono. Nessuno può scegliere da che parte della barricata nascere. Non è il loro egoismo che condanno, sorellina, ma la loro brama di dimenticare tutto ciò che dà loro fastidio. Vabbè, a parte ragazzi che. Avere quel vestito per la festa di Che sera, a figata. tutti i costi. Giriamo un po' la città. Oh, guarda questi! Guarda come gli sta infilando. Gli infila un tapirulante lingua in bocca. Guarda come la pomicia duro. Stasera qualcuno riceverà un premio, ragazzi. Avete visto quel tizio, un po' un vecchiaccio. Cittadino, in Vabbè. conformità con l'atto sanitario di Neo Dicevo, Parigi. ragazzi, a parte che è un po' una cazzata, perché se pensate che adesso ho Se non aumentato mi la paghi entro 30 risoluzione. secondi, giuro che lo vendo. Che cosa? Sono in ritardo, in Oh! ritardo. Mio Dio, molto spiacente, Ehi! madame. Famo il CID. Si sente bene? Devo chiamare il No, pronto soccorso? no, no. Ehi! Sto bene. In caso voglia inoltrare un reclamo, i miei dati sono stati salvati automaticamente dal suo terminale sensor. Buona giornata. Che figata, lo voglio anch'io. Ah, finalmente! Sono 20 minuti che aspetto. Non capirai. Che figata, sembra tipo il robottino che vendevano quando io ero un pischello. Con me è Natale tutti i giorni. Beh, a te. Tanti per tanti.
C'è una cosa, ragazzi, che vi volevo dire già dalla scorsa puntata che poi non ho più detto. Però aspettiamo. Questo è il suo indirizzo? Solo che mi interrompono in continuazione. Sì, credo di sì. Grazie. Al vostro servizio. Se siete soggetti ad accesso mnemonico intermittente, attivate la vostra bussola prima di uscire. Un attimo, ce n'è un'altra. Signorina, tutto bene? Sembrate persa. È lei, la cacciatrice di memoria ricercata. Mazza. Qui pattuglia 17, rapporto. Fuggesca identificata, recupero in corso. Oh yes. Penso questi ci va. Sembrano tipo un Robocop. Robocop. Sì. Continuare la combo? Vabbè, c'è proprio niente. Vai. Certo, ragazzi, siamo all'episodio 2. Ancora il tutorial non è terminato. No, aspettate. Mazza a destra. Ho cambiato le combo, ragazzi, quindi non mi ricordo un cavolo. Bisogna padroneggiarle. Oh, overload. Che cos'è? Oh, possenti. Esegue abbastanza press. Vabbè. Ok, possiamo. Quindi è la mossa finale. Facciamole, oh. Quanto siamo cattivi, ragazzi. Proprio così. Davveri stronzoni. Comunque, diciamo che tutto questo bordello mi dà la possibilità di terminare il discorso. Io, ragazzi, un problema di cui spesso mi stupisco, ma neanche più di tanto. Oh, cioè abbiamo una nuova chiave disponibile. Vedete, non riesco mai a finirla sta cosa, la voglio di praticamente. La cosa è che, praticamente, ragazzi, ho riscontrato che se uno andava in dei famosi siti di torrent e quant'altro, cioè per esempio Remember Me stava online sia per computer, per PlayStation, per Xbox, già da una settimana prima che uscisse il gioco. E la stessa cosa per The Last of Us. Se voi andate su ti famosi meglio dall'alto, ti stanno tornando i vecchi istinti. Chi erano? Aspettate. Le divise Forza Sabre, corpo di polizia privato finanziato da Memorize, servizio d'ordine con il sorriso. Deve essere qui da qualche parte. Simpatico Edge. Cercate dappertutto. Chiaramente cagate di piccione quelle sono. Vabbè, dicevo, quindi, ragazzi, la stessa cosa per The Last of Us. Se andate su famosi siti di torrent e roba varia, vedrete che proprio che, cioè, il gioco è già online pirata. Cioè il gioco pirata già dal primo giugno, cioè quindi da 15 giorni prima che esca il gioco. È veramente sta cosa, raga, mi fa rotto il culo, devo essere sincero. Cioè alla fine cazzo di scherzo. Oh! Delle ali di angelo, furia Sensen. Consente di cambiare obiettivo liberamente, colpendo i nemici ogni volta più forte e non interrompere questo passaggio. Vabbè. Quindi? Ok. Furia Sensen? No. Vai. Ma che domanda, zia? Nilin non utilizzerà le combo? Vabbè. Ah, quindi praticamente non ci interrompono le combo, saremo dei fenomeni da baraccone. Guarda qua. Cioè, con due colpi ti uccido. Ah, però è già finito. Vabbè. Figata, ragazzi, figata. Ok, però dobbiamo aspettare prima di riutilizzarla. La dobbiamo. Praticamente si riempie con i colpi che prendiamo o subiamo. Ah, però anche l'overload, ragazzi, è contestualizzato a. Per esempio, vedete, adesso stavamo lì sulla ringhiera e il tizio si è retto alla ringhiera. Bene, bene, almeno diciamo che, come posso dire, nuova categoria di Preston, vediamo un po'. Però che palle, scusate ragazzi, un tutorial dietro l'altro, Preston raffreddamento. Ah, ok. Vabbè, mo mettiamo a caso, poi semmai. Però non me va di toglierne uno. Togliamo quello dell'energia. Però così indeboliamo il nostro. Così. Abbiamo indebolito un po' la rigenerazione, che tanto adesso non ci serve. Questi sono abbastanza scarsi. Quindi dicevo, ragazzi, sta cosa mi fa un po' rodere il culo, perché non. Cioè, nel senso, ognuno fa quello che vuole. Cioè, se uno se vuole piratare i giochi. Insomma, una volta leggevo su internet, molta gente diceva 70 euro per un gioco, no? E effettivamente è così.
Pure se in realtà, ragazzi, io, cioè, io la vedo in maniera un po' diversa. Per esempio, un ragazzo che ancora va a scuola, che magari non lavora, comunque, appunto, ragazzi, 70 euro sono veramente tanti. Magari lo capisco pure, poi, cioè, lo capisco e non lo capisco, perché da un certo punto di vista è vero che poi uno va a fare il conto alla fine dell'anno e magari per dei ragazzi che hanno passione come noi, no? Comprare ogni volta un gioco a prezzo pieno è tanto. Però da un'altra parte della medaglia, insomma, ragazzi, stanno siti come Amazon, Zabbi, così che i giochi, per esempio, nuovi appena usciti, li paghi una quarantina di euro, so. 40 euro si può fare, 70, per esempio, 70 sono già due giochi da 40 euro presi su Amazon UK. Però comunque con questo non voglio fare il paladino della giustizia, ragazzi, ci mancherebbe, cioè anch'io ho piratato ai tempi quando ero un giovinastro, comunque. Cioè io personalmente, ragazzi, preferisco avere la copia fisica, cioè nel senso, per me possedere la copia fisica, ma pure per esempio Steam, cioè è un grande compromesso, tu paghi poco, cioè comunque paghi meno della copia fisica spesso, poi soprattutto con le offerte riesci a acquistare magari anche giochi non, diciamo, non nuovissimi, comunque usciti da non troppo a dei prezzi assolutamente ragionevoli. Però ecco, ragazzi, io anche lì preferisco la copia fisica, proprio il CD da sbattere in faccia agli amici o chi che sia. Però la cosa che mi fa ridere, ragazzi, è la maggior parte della gente che pirata dice: eh no, 70 euro è troppo, sono ladri, allora che faccio? Pirato il gioco, giustamente, così, cioè, cioè è proprio stupida sta cosa. Però non è questa la cosa che mi fa rosicare di più, perché, cioè, non ve la volevo dire per questo, ma questo era solo un po' il mio solito preambolo. Ha questo bad request. Aspetta. Giovane, irrequieto, con una stupida pettinatura. Un aspirante cacciatore di ricordi. Quindi so io, ragazzi. È il tuo più grande ammiratore. Bad request. Cattiva richiesta. No, però vabbè, ragazzi, la questione è questa, cioè, nel senso, a me fa solamente rode il culo, ognuno fa come gli pare. Però è possibile che questo gioco, cioè, io lo guardo dalla prospettiva da youtuber, no? Mi metto un attimo nei panni di uno youtuber. Che posso essere io? Facciamo io. Allora, ragazzi, io vado spesso, vado al negozio il giorno prima che esca il gioco, no? Infatti, Remember Me l'ho preso, insomma, un giorno prima. E poi praticamente ormai la maggior parte dei negozi, certo, se andate, che ne so, GameStop è più difficile, però i negozi quelli privati, quei pochi che ancora sono in attività, se possono il day one lo rompono. Quindi io vado, cioè la cosa che mi fa rosicare è che magari io devo andare dal negoziante a pregarlo di vendermelo, comunque di lasciarmi la copia un giorno prima, dammelo un giorno prima, quindi proprio a fare il mendicante così, quando poi su YouTube trovo il walkthrough già una settimana prima, tre giorni prima trovo già qualcuno che lo carica, perché l'ha preso, ovviamente l'ha scaricato e... cioè, capito, ragazzi? Questo mi fa proprio rosicare, perché allora che vado a fare dal negoziante, mi umilio, lo prego in ginocchio di dammelo un giorno prima. Quello mi guarda sempre storto. E poi arriva un tizio che va su uTorrent, si scarica il mondo e lo carica. Capito, ragazzi? Cioè, nel senso, questa è la cosa che mi fa rosicare. Ognuno fa come gli pare. Ha grandi idee. Vuole l'utopia, ma crea solo l'inferno. Ha cominciato tutto con quella maledetta rete Sensen. E guarda che cosa è diventata. È il capo di Memorize. No, lui è il genio creatore, la star capricciosa che armeggia nella sua torre d'avorio. Il capo di Memorize è Sheila Cartier-Wells, sua moglie. Un nome, due teste. Dei mille ragioni per essere inquieti. Grande Edge. Vabbè, quindi, ragazzi, questo era quello che volevo dirvi, ve lo volevo dire da ben tre episodi. Però ve l'ho detto, voi fatemi sapere come che ne pensate di sta storia. Cioè, nel senso, il mio non è un attacco contro chi. Cioè, vabbè, quello ognuno fa come gli pare, ragazzi, ma che me ne frega a me. Solo però, quando, insomma, vado su YouTube, io devo appunto prostrarmi ai piedi di una persona. Mentre, cioè, lo scarico direttamente, vaffanculo. Ecco bad request. Cattiva richiesta. Che bel tipo. La cacciatrice, sono il tuo più grande ammiratore. Grazie. Ho già esplorato un percorso. Non è la prima volta che faccio shopping nel territorio dei ricchi. Cerco l'ufficio dell'architetto. E tu potevi andare pure a tagliare i capelli. Un'ora fa ho memorizzato la traiettoria ideale per evitare i droni di sorveglianza. Devi solo prenderla. È un grandissimo onore farsi aprire da te.
Come ricevere un autografo? Farsi aprire da te. Vabbè, però, raga, dai. Ma chi l'ha scritto sto copione? Ah, rubare. Poi si è messo proprio in posizione supina. A scoccia capretto. Hai preso tutto? Ha già fatto. Segui il mio passato. Un percorso fatto di remanescenze che ti aiuterà a superare i droni che proteggono la confortezza. Fino a raggiungere Kaori Sheridan. Lungo il tragitto ho ancorato delle memo boe che ti indicheranno quando attivare le mie remanescenze. Siamo stati più veloci di Artyom. Grazie per non avermi travasato la mente. Per un attimo ho pensato che avresti cancellato il nostro incontro. Ricordarci presto. Io gli avrei fatto tipo... gli avrei modificato il ricordo in il modo tale che... Il mio grande ammiratore lui. Sì, in modo tale che... Salve Nisa. In futuro... Se tutto procede secondo i piani, qualche minuto fa ci siamo parlati e ora hai accesso a questa remanescenza. Ripeti ciò che faccio e riuscirai ad arrivare al tuo obiettivo. Sei pronta? Si parte! Dai. Comunque il nostro obiettivo, ragazzi, mo prima abbiamo parlato comunque... Il tuo senso sovrapporrà sullo spazio intorno a te i ricordi che ho di quest'area. Usando il tuo guanto potrai sincronizzarti con essi e svelare informazioni nascoste. Ecco fatto, ti lascio sincronizzare. Ci ritroviamo dall'altra parte. LB e cerchio. Dove? Faccio LB e cerchio dove? Ah, là. No. Aprami ripetutamente. Ok, scusate ragazzi. Ok, ci siamo. Facciamo un po' di... mente locale, il nostro obiettivo è Kaori Sheridan, l'architetto della... dobbiamo aprire pure la porta. L'architetto di, della diga di San Michel, praticamente il nostro amico... Amico, poi parte a me sto Edge, non è che me la racconta granché giusta. Non vorrei che fosse un traditore, boh. Ok. Ok, se l'isogra... Vabbè. Picchiamo sti due giusto per il gusto di farlo. Dicevo ragazzi, ah no, vabbè, non lo so se c'è qualcosa. Comunque, noi dobbiamo andare ad aprire. Dobbiamo andare insomma a sta Kaori Sheridan che c'ha l'accesso a. No, che è l'architetto della diga di San Michel. E per fare questo stiamo seguendo il ricordo di quel tizio Bad Request che sa come attraversare la zona. Evitando i droni. Ho provato a ucciderlo senza fare l'overload, ma a quanto pare ci conviene fare overload. Lo uccidiamo sicuramente più velocemente. Allora, Neopauigi. Ehi, sono di nuovo qui. Pronta a seguirmi. Comunque è scriptatissimo, almeno nelle fasi di esplorazione, però boh ragazzi. Oggi ho esaurito la mia scorta di lamentele, quindi apprezzo tutto. Magari se salti è pure meglio. Dove dobbiamo salire? Ehi, dateci un aiuto. Ah, sul tizio qua. Yahoo! Arriveremo sempre più su. E ragazzi, ricordatevi di scrivere sulla pagina Facebook il vostro orario preferito per fare appunto il live post E3, che ci sarà probabilmente il 12 giugno. No, probabilmente, decidiamolo, prendi una decisione Mike. Il 12 giugno faremo questo live post E3. Oh, c'è un drone. E qui appunto parleremo un po' di quello che è successo all'E3. I droni, fa attenzione. Quelle diavolerie sparano senza fare domande. Beh certo, non parlano. Entrare nel raggio d'azione dei loro coni di rilevazione, sarai a posto. Il problema è vedere i coni. Ma vedi sto cono. Ho creato cono. Un dispositivo che mi permette di vederli come una sovrapposizione sul mio sensor. Ogni volta che attiverai la mia remanescenza, potrai visualizzarli attraverso i miei ricordi. Magari stammi vicino così te vedo. Dai, Nilin. Avevo visto che c'era un...
Tipo un segreto qua sotto. Un saltino per arrivare al traguardo? Maledizione! Sì. Esattamente come non farlo. Cioè? C'è un tizio che fa palestra. Oh. Mi siamo piombati dentro casa così. Pensate ragazzi se stava a sparare una sega. Che cacchiato. Con Christmas Murder potrete avere il meglio di Christmas tutto l'anno. Ma zitto. Quello c'ha la voce di One. Questo Kid Christmas lo conoscevo. È un cacciatore di ricordi come me. Era. È l'onta della tua professione. Poteva essere un prodigio. Invece ha venduto l'anima in cambio di una grossa paga. Allora era italiano. Siamo quasi sicuri. Allora, c'è una tizia che non ci incula. C'è un tesoro, quindi andiamolo a prendere perché noi siamo dei cacciatori di tesori. Dei Tomb Raider. Un fuoco boost. Vabbè. Che casetta, ragazzi. Io direi che... Perché non gli rubiamo tutto? No, perché... Noi siamo dei criminali, facciamolo bene, no? Memorize. Comunque ragazzi, a noi ci parano sempre in grande stile. Cioè non è che, vedete, cioè non è che dici, che ne so, ti arrestano e basta. No, proprio task force. E noi non ci tiriamo indietro perché siamo dei pro. La furia? Quindi dobbiamo usare furia, perché sennò non ce ne andiamo più da qui. L'unico problema che riscontro un po', ragazzi, forse è la telecamera un po' ballerina. Speriamo che sto video vada tutto bene, perché questa questione della risoluzione, però... A mezzo a tre, ragazzi, mi paro messi. Ah, ci abbiamo i secondi, guardate là che zozzeria. Ok, lo possiamo riutilizzare adesso, ma abbiamo un po' di anni. Avete visto? Tipo parevano due proiettili. Molto frenetico il combattimento. Peccato che sono veramente scarsi, ragazzi. Ah, non ho detto una cosa. Io sto giocando a difficoltà normale, che boh, non sapevo, ha messo normale. Devo arrampicarmi ancora per molto? Kaori Sheridan ama contemplare le sue creazioni dal suo balcone. Continua a seguire le remanescenze di Bad Request. Però mi sta piacendo, ragazzi, mi sta piacendo. Il plot della storia sembra comunque abbastanza costruito bene, pure se diciamo che la classica, la perdita di memoria in generale, il gruppo sovversivo che mira al potere, anzi a togliere, a come posso dire, vabbè, insomma, mira al potere, così non è, diciamo, una delle cose più originali della storia dei videogiochi, anzi proprio il contrario. Però boh, la questione, ragazzi, non è tanto che viene raccontato, ma soprattutto come viene raccontato. Quindi se c'è una buona narrativa sotto, io accetto tutto. No? È come quello che sa raccontare le barzellette e chi non le sa raccontare. La barzelletta è sempre la stessa, però. Che proibisce ai droni di guardare attraverso il muro. Oh, perché non si è aperta? Ah, no, no. Però ragazzi, io direi che ci possiamo cominciare a salutare. Utilizzeremo il muro come copertura dai. Perché non riuscita? No, stai al passo. Ci siamo distratti un attimo. Ok. Serranda. Tiriamo giù la serranda. Ok, così. Perfetto.
Va bene ragazzi, io direi che ci possiamo salutare qui. Non può rivelare la tua presenza se sei dietro a un solido muro. Bene. Allora, un saluto a tutti da Mike Shrosha. Mi raccomando ragazzi, per quella questione del live, fatemi sapere che ne pensate voi sul discorso pirateria. Mi raccomando, come al solito, mettete mi piace, commentate e condividete a tutti. Un saluto a tutti da Mike Shrosha, alla prossima, ciao!